Salve a tutti, bentornati nel mio canale. In un mio ultimissimo articolo sulla rivista online today.it ho portato un argomento molto interessante, un recentissimo studio del professor Lopez dell'Università del Texas, con il quale tra l'altro ho avuto uno scambio piacevolissimo di mail. Ha documentato quanto l'utilizzo associato o anche disgiunto di metformina e testosterone possa prevenire l'insorgenza del tumore della prostata. Questo ci lascia un po' interdetti perché abbiamo sempre associato la parola testosterone con il cancro della prostata. Allora, innanzitutto cerchiamo di distinguere e la metformina per noi non addetti ai lavori è un farmaco utilizzato da tempo nel trattamento del diabete, dell'iperglicemia, ma già da molti anni si è visto come sia in grado, attraverso vari meccanismi, attivazione della telomerasi, attraverso un'attivazione della MPK-chinasi, argomenti che abbiamo trattato nei miei video che trovate, discussi da biologi sicuramente molto preparati anche nel canale di YouTube. Questa attivazione permette adesso di considerare questa molecola una vera e propria molecola anti-aging sotto tutti gli aspetti, tanto che è sempre più utilizzata. Dall'altra parte parliamo di terapia con il testosterone, non così, senza cognizione di causa, parliamo del ripristino dei valori non ottimali di testosterone nell'uomo, quindi nell'uomo ipogonadico, dove vi è un livello medio-basso di testosterone, paradossalmente, probabilmente anche per una iperattività recettoriale a livello anche del tessuto prostatico, è proprio il testosterone basso che può favorire il tumore della prostata, non come si diceva ai tempi degli studi del 1941 che il testosterone induce il tumore della prostata, tanto che ormai molti studi l'hanno manifestato. Ma ecco che si è visto come l'associazione di metformina e testosterone in ambito TRT, terapia sostitutiva, tendo a ripeterlo, possa effettivamente avere un'azione protettiva nei confronti del tumore della prostata. Questo è un argomento interessante che va sviluppato, adesso non è che di corsa andiamo in farmacia a prendere metformina e testosterone, anche perché serve la ricetta medica e un'attenta valutazione del quadro di ogni singolo individuo, però apre chiaramente dei corridoi, degli spazi terapeutici fino ad oggi assolutamente non considerati, che possono essere utili sia in ottica anti-aging sia in ottica di prevenzione di malattie tumorali. Bene, con questo vi saluto, ci vediamo nei prossimi video, vi auguro intanto una buona giornata.